Ragazzi, salve a tutti. Per la ricetta di oggi andremo a preparare uno dei dolci italiani più buoni in assoluto. Stiamo parlando del tiramisù. Abbiamo quindi i nostri ingredienti. Innanzitutto i classici savoiardi. Mascarpone, come si vede anche sull'immaginetta, è proprio fatto apposta per il tiramisù. 4 uova giganti. Zucchero semolato. Cacao amaro quanto basta e caffè leggermente zuccherato. Allora ragazzi, il primo passaggio è quello di dividere i tuorli dall'albume in questo modo. Mi raccomando, nell'albume non ci deve essere assolutamente la presenza di tuorli, altrimenti non si monterà. Eccoci qua, da una parte abbiamo quindi i nostri tuorli e dall'altro abbiamo gli albumi. Ed eccoci qua, iniziamo a montare i nostri tuorli. Aggiungiamo quindi soltanto metà dello zucchero e adesso andiamo a montare. Mi raccomando, fin quanto non diventano chiari e spumosi. Ragazzi, ed eccoci qua, guardate che colore stanno assumendo i nostri tuorli. Da che erano arancioni e arancioni, si sono schiariti abbastanza. Ragazzi, nuovo assaggio. Aggiungiamo un po' alla volta il nostro mascarpone. Ed andiamo a mixare il tutto. Aggiungiamo quindi il mascarpone un poco alla volta, mano a mano. Eccoci qua, abbiamo aggiunto tutto il mascarpone. Guardate il nostro composto, come è diventato bello e velluto. Continuiamo così. Ragazzi, dopo aver pulito perfettamente le nostre fruste, mi raccomando, non ci deve essere nessuna traccia di quello che abbiamo fatto prima, andiamo a montare i nostri albumi, aiutandoci poi di volta in volta con lo zucchero, piano piano. Guardate qua come si stanno montando bene gli albumi. Abbiamo aggiunto tutto lo zucchero. Continuiamo fino a farlo diventare più denso di quanto è. Ragazzi, abbiamo montato i nostri albumi. La prova che sono perfettamente montati. Guardate qua. Capovolgiamo e non cadono. Grande lavoro. Prossimo passaggio è prendere quindi i nostri albumi, metterli nei tuorli e cominciare energicamente a girarli, così da dare una prima botta. Quindi cominciamo energicamente e poi il resto invece con movimenti lenti dal basso verso l'alto. In questo modo, guardate, si deve amalgamare tutto e non dobbiamo smontare i nostri albumi. Ed eccoci qua ragazzi, guardate. Guardate che bello. Sapete che vi dico? L'assaggio pure ed è fenomenale. Ragazzi, abbiamo deciso di non utilizzare una pirofila, bensì un bicchiere. Quindi andremo a fare il tiramisù al bicchiere, molto più chic. Quindi, primo strato di crema, in questo modo. Eccoci qua, guardate, la facciamo andare in basso. Prendiamo i nostri savoiardi, li inzuppiamo nel caffè, mi raccomando, devono essere belli belli inzuppati e li andiamo a posizionare sul fondo del nostro bicchiere, in questo modo.
Eccoci qua, guardate. Mettiamo un terzo perché non c'è due senza tre. Ecco fatto. Poi ancora uno strato di crema. Così. Ultimo passaggio, ragazzi, abbiamo messo il tovagliolo sotto, altrimenti combiniamo un guaio. Andiamo a mettere il nostro cacao amaro nel bicchiere. Andiamo a completare la preparazione. Posiamo e direi che il nostro tiramisù a bicchiere, dopo metterlo in frigo per un paio d'ore, è pronto. Guardate che bellezza. Ed anche il secondo, ragazzi, è andato. Guardate qua. Che meraviglia. Ora devono stare in frigo per almeno qualche ora. Andiamo a testare il tiramisù, ragazzi. Vediamo, vediamo. Facciamo vedere. Guardate qua. Cremoso, guardate qua quanto è bello. E assaggiamolo. Mamma mia. Buonissimo.